cross in the sun. She was made out of golden. We saw a girl burn in the air with her into the under. Attenzione, ciao, noi siamo Yane. Io mi chiamo Matteo Camisasca. E che cosa suoni? Io sono la batteria e percussioni. È vero! Ah, il timpano! Ok, ciao a tutti, io sono Marco Camisasca, il fratello di Matteo Camisasca, e suono il basso e faccio i cori e li faccio male. Ciao, io sono Fiore, io sono la chitarra e canto. Ma tu sei il, come si chiama, il, cioè, il main voice, il frontman. Frontman, sono io, Okay. E tu chi sei, scusa? Ma te che cazzo sei? Io sono il fonico. È il fonico, ragazzi. Noi non siamo i tre, ricordate, siamo i quattro. Questo è sempre. È per questo che non si sente mancato. Questa è una domanda trabocchetto, allora. Con calma, tu di che testa giornalistica sei, scusa? Io? L'eco di Mariano Comunista. Questo è l'eco? Ah, quella che hai fatto la recensione di merda al disco, giusto? Sì, sono io. Allora, il disco è uscito e si chiama We Are Safe. Okay. Stiamo navigando verso dove? Non lo sappiamo. Stiamo navigando verso un futuro migliore, verso l'amore. L'amore che cos'è? La musica è stare insieme, coccolarsi, divertirsi. Dell'osservatore di Cesano Maderno. Sì. Dici. Perché è uscito questo disco? L'avete autoprodotto? Posso rispondere io? Prego. Allora, questo disco è uscito per la Viadio Records, famosissima etichetta per il solo. Beh, informati. Viaudio.it, ti informo per piacere. Ufficio stampa di Bellula. E poi siamo usciti anche per un'etichetta tedesca, molto presente. Ma perché cosa c'entra Deco di Vinizio con questo disco? Io, oh, questo qua è un rompicoglioni. Ragazzi, però. Sono informato. C'era una volta un gruppo che si chiamava AIM. E questo gruppo che si chiamava AIM è andato a suonare, diciamo, nelle Alpi piemontesi. Ci sono le Alpi piemontesi. Eravamo in Liguria, sì, al Borbero. Eravamo al Borbero, che c'erano noi, facevamo il supporto ai ministri. Ok, abbiamo fatto il nostro live, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e alla fine abbiamo conosciuto Federico. Federico gli è piaciuto tanto quello che facevamo, era contento e abbiamo cominciato ovviamente a collaborare insieme. Possiamo dire che c'è una grossa news, no ragazzi, diciamola, dai, diciamola, cazzo. Diciamola perché cazzo ce lo meritiamo. Sì.
E poi in parole, gli AIM faranno parte del roster di Virus Concerti da settimana prossima. Yes. Questa grande novità, ne siamo molto contenti. Prima, niente. Solo per voi! Ciao. Solo per voi, ragazzi. Esattamente, abbiamo girato un nuovo video del Nemico in Casa, che è il nostro... Cos'è il Nemico in Casa? Il Nemico in Casa è il nostro singolo italiano, non è italiano. In italiano? Sì, e insomma abbiamo girato questo video al manicomio di Limbiate, questo che è abbandonato attualmente. Abbiamo concentrato il concept, possiamo dire che è stato sui gemelli. Perché abbiamo ragionato che il vero Nemico in Casa sei te. Cioè te stesso. Ma chi è lui che sta riprendendo? No, ci sto riprendendo. Io non ho la tutorizzazione per questo. Insomma, il Nemico in Casa, quindi abbiamo preso 5 coppie di gemelle, tutte donne. Poi ovviamente gentil sexo. E poi ci sono i gemelli, gli unici maschi sono i gemelli degli Elim. E poi Fiorello, che non so se tu hai avuto occasione di conoscere. Ok, Marco Fiorello, che ha fatto un bellissimo playback. E niente, lo presenteremo alla Santeria il 29 ottobre. Un aperitivo. E basta, vi invitiamo a venire a vedere perché è un gran video, pensiamo. Speriamo che bellissime riprese attualmente, poi vedremo il montaggio. Io ti ringrazio, molto gentile. Grazie. Ascolta, no, se vogliamo continuare a litigare, se vuoi. Allora, continuiamo. Cavolo, ragazzi! Cavolo, Matteo! Cattaglia! Aia! Gabi! No, che devo cattare!